Ciao a tutti, siamo qui, io sono Arbi e ora facciamo la guida per tutte e 24 le prede di Barentia. Iniziamo dicendo che andiamo a Dragon Search e andiamo agli alloggi diretti da Brugiati. Qui troveremo la prima pietra che ci potrà attivare la quest. Va bene qualsiasi altra pietra per attivarla. Consiglio di provare prima una pietra, attivare la missione e trovare le altre, perché se si trovano tutte le pietre prima di attivare la missione da Vex, la missione si potrebbe buggare, come mi è successo a me. Una volta trovata la prima pietra, andiamo da Vex e gli raccontiamo della pietra. Lei ci dirà che ce ne sono 24 e che da sole non hanno un grande valore, ma tutte insieme hanno un grande valore. E quindi da qui inizia la nostra ricerca. Inoltre, una volta trovate tutte le pietre, dovremmo anche avere una corona su cui incastonarle. Allora, le pietre sono 24 e con delle ultime patch e aggiornamenti hanno anche variato qualche posto o qualche modalità per trovarle. Vabbè, mo qui ci dice che... in realtà non ci crede per niente. Ok. Adesso iniziamo la ricerca. Sono 24. Allora, intanto viaggiamo al vascello che si trova vicino a Solitude. All'interno ci sono dei pirati che si potranno scegliere se passare in furtivo, se ucciderli o quant'altro. Non sono fortissimi, si può passare abbastanza tranquillamente. E alla fine della nave possiamo trovare la nostra pietra. Che c'è un orco che la difende, diciamo, sarebbe il comandante della nave. Ok, quindi una volta presa questa pietra ci spostiamo nuovamente all'ambasciata Talmor. Hanno cambiato la pietra qui perché all'inizio si trovava all'interno dell'ambasciata, infatti una volta finita la quest bisognava fare un bug per riprenderla, mentre adesso l'hanno spostata alla caverna dove c'è il troll delle nevi, quindi si può prendere anche se è finita la quest senza alcun problema. Mentre per fare quel salto e anche per un salto che c'è dopo consiglio di usare la forma eterea per evitare di morire. Infatti ecco il troll del gelo. Ok, ed ecco la nostra pietra. Ok, adesso andiamo a rimediare la nostra quarta pietra. Andiamo al palazzo di Solitude. Saliamo le scale, andiamo agli alloggi e nella camera da letto possiamo trovare la nostra pietra. Sempre a Solitude, qui dobbiamo andare alla casa nostra di Solitude che si potrà acquistare per 25.000 euro facendo un paio di quest sempre al Palazzo Blu di Solitude. E proprio nella stanza da letto, anche qui si troverà la nostra pietra. Adesso per la sesta pietra ci spostiamo a Markarth, andiamo nella fortezza, dove nel museo Duemer, che si potrà avere con l'accesso del mago di corte, possiamo, oppure usate scastinare, entrate furtivamente, insomma, uguale. Possiamo trovare un'altra pietra. E sempre a Markarth ce ne sono due, dove la seconda si trova nella tesoreria. Se avete fatto la quest, tutta questa gente qui dentro dovrebbe essere morta e avrete le chiavi per entrare, quindi non ci saranno questi problemi. E anche qui possiamo trovare la pietra. Adesso ci spostiamo alla fortezza. Si trova a ovest di Markarth. Allora, una volta entrati, trovate parecchi maghi e rinnegati che vi daranno fastidio, ma non sono fortissimi. Volendo qui ci si arriva, si fa anche per una quest, si arriva qui e c'è anche un urlo. Lì c'è una leva per attivare il ponte per passare. E andando avanti, trovate la scalinata, arrivate in cima alla torre, dove esattamente qui c'è la parola del potere, naturalmente qui c'è un nemico perché ci doveva stare. Ok, la uccidiamo, volendo prendiamo l'urlo, se ancora non l'avete presa. E sul tavolino dove stava facendo il sacrificio c'è la nostra pietra. Ok, adesso ci spostiamo e andiamo a una caverna che si trova a sud di Rorikster. No,
nord di Falkrath. Cioè, ad esempio, c'è stata la pietra del guardiano, quella che si... la prima, insomma, che si incontra all'inizio del gioco. Ok, adesso entriamo. Qui è pieno di maghi. Ma qui già sono morti, non ci daranno problemi nel video. Ok, dopo aver fatto vari ponti e ponticelli e aver abbattuto parecchi nemici, c'è un mago un po' più forte, più avanti, con un Adronach di fuoco, che vi uscirà. Che attenzione, perché qui il pavimento c'è del liquido infiammabile, quindi se uccidete l'Adronach qui prenderà tutto a fuoco, esattamente. E ecco un'altra parola dell'urlo con la pietra che sta sempre sul tavolo dei sacrifici. Adesso andiamo a Pinwatch, si trova a nord-est di Falkrath. Allora, una volta entrati in questa casa, al secondo piano c'è un bottone segreto che ci aprirà una porta. Vi aprirà il passaggio in un dungeon dove sarà pieno di banditi, ma sono abbastanza scarsi. Ok, più andiamo avanti c'è sta un'altra. Un altro spazio, un altro luogo da esplorare. E appena salite delle prime rampe di scale, sulla destra vi troverete questa porta che dovrete scassinare per aprire. Poi qui, alla Confraternita Oscura, è la prima, e una volta che avete fatto la quest e ne fate parte, insomma, entrate e subito a sinistra trovate la pietra sul tavolino. Volendo, anche se uccidete la decidete di uccidere tutta la Confraternita Oscura, la trovate allo stesso modo. Ok, un'altra sta a Windel, negli alloggi del mago. Una volta, vabbè, aprite la porta, andate dritto in corridoio, sulla destra sul tavolino troverete la pietra. Un'altra pietra sempre a Windel, invece si trova in uno degli appartamenti degli abitanti della città, al secondo piano. In teoria, se avete fatto una quest, queste persone potrebbero essere morte. E questa è la nostra tredicesima pietra. Ora, ci spostiamo alla caverna dove, appena entrati, c'è un tizio, ora lo vedete, eccolo, c'è un tizio appeso a un tronco morto, proprio misera morte. Qui incontrerete qualche bandito, ma mi sembra ce ne siano uno adesso, due, tre, andiamo avanti, quattro, e c'è un mago. Trappola, mago. Ok, pietra sul tavolino. Ok, a questo punto, sempre vicino a dove stavamo prima, ci spostiamo e andiamo in questo luogo pieno di dragar e di maghi. Per fortuna qui non ci sono. E fate tutto il percorso. Questa qui è, mi sembra, sì, questa qui c'è una quest anche abbastanza divertente, a mio parere, di Skyrim da fare, dove c'è una voce che vi parlerà durante il tragitto. Comunque, arrivati a un certo punto, qui avrete una leva da attivare con le solite sequenze. Aquila serpente, aquila pesce, mi sembra. Ok, continuate. A un certo punto troverete altri draghi e maghi. È pieno di seppo sto posto. Qui trappole per terra, altri mostri. Fino a quando... Ma ci sono anche le trappole che ti spappolano sul soffitto. Ok, porta. Ok, qui c'è una maga che evocherà due draugr, ma se uccidete subito la maga, i due draugr verranno distrutti istantaneamente. Infatti, eccoli, sono caduti per terra. Qui c'è la pietra di Barenzia e sul tavolino adesso i due fantasmi che sono usciti fuori vi daranno una spada fantasma. Ok, adesso ci spostiamo invece al luogo, all'alloggio dove ci sono i Robo Nero, se non sbaglio. Entriamo e ci sono vari mercenari. Saliamo le scale e al piano superiore possiamo trovare la nostra sedicesima pietra. Ora, per la diciassettesima pietra invece ci spostiamo a Rift, entriamo negli alloggi reali, diciamo. E una volta superato lo Jarl sulla sinistra, andate
avrete una porta con delle stanze sempre da letto e sul comodino troverete la pietra. Adesso ci spostiamo qui, siamo a nord-ovest di Uaidra, diciamo su tutta la steppa che si estende a ovest, a sud di Morta. E dentro queste rovine possiamo trovare la 18ª pietra. È particolare perché questa qui, per chi già l'ha fatto, è un dungeon dove andando dritti c'è un urlo con un muro, ma per terra c'è una trappola, che tutti la prima volta penso che si siano cascati, dove c'è uno psicopatico che ci vuole catturare per uccidere. Ma in realtà è scarsissimo, quindi uno gli può anche rubare la chiave volendo, ucciderlo e uscire tranquillamente. Ok, una volta ucciso e recuperata la chiave, si può aprire il portone e sulla destra troviamo la nostra pietra. Ok, adesso ci spostiamo, si trova a nord-est di Whiterun, vicino al ponte, e qui c'è un forte. Dove mi sembra ci si faccia una quest della Gilda dei Maghi. Ok. Che okay, qui ci sono altri maghi da abbattere, oppure passate in modalità furtiva, la prendete e ve ne andate. Ok, ora andiamo a Jorvasco, a Whiterun, dai compagni, al piano inferiore, dove possiamo trovare a parlare la prima volta che andiamo Kodlak, il capo dei compagni. Proprio nelle sue stanze, eccolo infatti, possiamo trovare la pietra. Ok, sempre a Whiterun, nelle catacombe, nelle catacombe adesso non lo vedete, però ci potrete trovare vari scheletri una volta presa la pietra. Andate giù, prendete la pietra, in questo momento vi troverete più o meno circondati di scheletri che vanno giù con due botte. Ok, allora adesso andiamo agli alloggi dell'arcimago, cioè la nostra pietra. Per arrivare qui dovete fare la prima missione dei maghi. E dovete aver finito gli scavi di Santar per aver accesso agli alloggi dell'arcimago. Ok, adesso ci spostiamo a ovest di Wantrod. C'è una grotta, una caverna. Questo era il secondo punto in cui consigliavo di usare la forma eterea per fare un salto che adesso vedrete, perché sennò si rischia di morire. Esattamente qui, forma eterea e si salta. Qui ci sono sempre scheletri e maghi. Che vabbè, adesso non ci stanno, prima è stata ripulita. Ok, adesso per l'ultima pietra ci spostiamo a nord, fra Darmstadt e Winterhold, in una grotta. Sempre qui c'è un'altra quest molto carina, dove una volta abbattuti vari nemici durante la via, troveremo un mini boss finale con alcuni nemici. Questa quest è una, diciamo, delle quest abbastanza articolate che si trovano su Skyrim, non sono le solite quest monotone, vai e uccidi, tizio. Ok, infatti ecco il cadavere del tipo ambiguo che avremmo dovuto uccidere durante la quest. E sul tavolino, a fine del dungeon, troviamo la nostra ultima pietra. Ok, adesso abbiamo recuperato tutte e 24 le pietre, torniamo a Vex, diciamo che siamo molto fighi che abbiamo recuperato tutte e 24 le pietre. Lei ci dirà che però non è nulla, perché dobbiamo recuperare la corona sul quale incastonarle. Ci manderà in un dungeon. Questa corona con le pietre incastonate dentro porterà alla Gilda grandi vantaggi e la farà tornare ad essere la miglior Gilda di Skyrim, invece di essere un gruppo di furfantelli. Inoltre, a noi personalmente ci darà un bonus abbastanza importante, soprattutto per chi inizia, che ci permetterà di avere denaro abbastanza facile, ma adesso lo vedremo in seguito. Ok, vabbè, qui ci dice comunque la corona sta in un dungeon, che siete gli unici che l'hanno recuperato tutte e 24 le pietre da due aeree. Questo dungeon si trova lì perché una carovana Dwemer c'era morta insieme alla corona. E quindi niente, era tutto un piano di Vex, sapeva che noi ce l'avremmo fatta, anche se era un po' titubante, e ci manda a recuperare la corona. Ok, adesso questa caverna è piena, e sottolineo piena, inizialmente ci stanno troll della neve, in seguito è pieno di Falmer, infatti se siete livello basso fate attenzione. Qui tutto stealth e arco per avere danni bonus, cose varie. Ok, qui c'è un forziere dove possiamo recuperare item. Ok, trappola, eccoli, guarda quanti sono. E ok, e qui stiamo proprio nel
regno dei Palmer. È un amore qua. Pieno. La cosa buona di questi posti dei Palmer è che si trovano i funghi luminosi, che sono un elemento fondamentale per fare la pozione fortifica forgiatura. Beh, comunque, continuiamo con la nostra ricerca. Qui, ma diciamo, organizzato abbastanza bene questo dungeon, perché è fatto a settori, e per esempio per un arciere, per uno che usa la balestra, è un buon luogo. Perché riesce a levarsi tutto a reparti, si riesce a fare, soprattutto i stealth. È ottimo. Adesso non si uccide nessuno, però se uno vuole anche aumentare l'arceria, è un ottimo posto. Ok, ragazzi, passiamo, salendo. Qui stanno i Falmer che si nascondono nel vapore. Ok, iniziamo a vedere i primi fantasmini. Ecco la corona. La recuperiamo e escono dei nemici fantasmi, dal quale si scappa. Ok, adesso il nostro compito è uscire, per uscire c'è una via secondaria, quando tornate non riandate dritti ma girate a destra. Ok, altri farmer, l'altra gentaccia. Inoltre, ecco, adesso c'è un fantasma che non se ne capisce il senso, c'è un altro Dalmer morto durante la spedizione di 2 ere fa. Ok, farmer. Gentaccia. Siamo. Ok, qui è pieno. Quindi ci sono quattro nemici. Naturalmente qui i nemici sono livellati, sia i Falmer sia la gente che trovate. Tipo potrete trovare quei ca... Oddio, non me lo fate pronunciare perché non sono in grado. Quegli animalacci brutti che volano, che si sono trovati anche su Dunward, che li hanno implementati con Dunward. O comunque i Falmer quelli corazzati, abbastanza cattivi. Ok, quindi adesso usciamo dal dungeon, torniamo da Vex. Riften. E adesso Vex ci dirà che abbiamo completato la missione e abbiamo la corona abbiamo la corona, che verrà allestita nella sala proprio della gilda, nella cisterna. Questa corona ci dà un bonus molto buono, cioè ci aumenta la possibilità di droppare le gemme. E quindi è una cosa molto buona per guadagnare un sacco, perché nei dungeon, sia dei mostri, sia nei forzieri, che in qualsiasi altro posto, si dropperanno gemme di vario tipo, quindi sono ottime. Ok, vi ringrazio per il video, mettete mi piace su YouTube, se volete iscrivetevi, in descrizione c'è il link della pagina Facebook. Ciao a tutti.